chi sta arrivando? Guardate, la riconoscete? La riconoscete questa bella cagnolina? Eccola qui. Eccola. Ve la ricordate? Guardate che bella. Eccola qui. Pulce cerca ancora casa e oggi è tornata nella sua terra natia Marina di Ginosa per venirci a salutare. Dove è stata Pulce in tutto questo tempo? A casa di Federica, dove l'avevamo lasciata l'ultima volta. Vi ricordate tutti i video che ci mandava Federica? Di Pulce a Taranto città. Sì, perché è lì che Pulce vive, in un appartamento in centro più o meno. Ecco. Invece oggi è tornata qui, nel suo ambiente naturale. Le è piaciuto molto correre in spiaggia, si è sfogata e adesso si è convinta a stare un po' ferma per farsi riprendere. Allora, Pulce, sì, la vedete in questo momento un pochettino a disagio perché è rimasta, come vi dicevo, la cagnolina timorosa e diffidente perché ce l'ha nel DNA, è inutile. Solo che, come può testimoniare Federica, quando si affeziona è straordinaria, non c'è differenza con un altro cane, con un cane che non ha il suo DNA, il suo passato. Lei fa così in questo momento, evita il mio sguardo, però per il resto, se voi la vedeste in casa di Federica, non vi accorgereste assolutamente dei suoi limiti. Allora, a questo punto dobbiamo cercare qualcuno che abbia voglia di farla affezionare da capo, che la prenda con tutti i suoi limiti iniziali, abbia magari un paio di mesi di pazienza, dopodiché Pulce diventerà come un francobollo attaccato a voi. Sì, perché Federica ce lo dice, proprio coccolosissima. Allora, dolce, dolce. Guardate che carina con quelle orecchie, sta benissimo, in splendida forma proprio. Poi lei corre libera quando ha fiducia nel suo umano di riferimento, dopo si fa anche riprendere. E qui siamo sulla spiaggia grandissima, estesissima di Marina di Ginosa. Lei prima era libera con il guinzaglio penzoloni e si è fatta prendere. Ecco, quindi si può anche un giorno portare libera, però prima dovete costruire una relazione con lei. Allora, ora faccio delle domande a Federica che possono tornarvi utili. In quanto tempo Pulce si è affezionata a te, ti ha permesso di portarla in giro senza problemi, metterle il guinzaglio e soprattutto andare in centro città alla fine? Allora, in 2-3 mesi è diventata molto brava sia a fare i bisogni giù in passeggiata, quindi, che vuol dire che comunque viveva una passeggiata quasi serena. Ha imparato subito il richiamo, quindi se la portate dopo 2-3 mesi, se la portate in giro libera, come diceva Giuse infatti, o comunque al guinzaglio, è un cane che ascolta molto anche in casa, se non tocca niente che non sia di sua, che non gli venga dato. E la presenza degli altri cani ha giovato tanto, vero? Sì, lei si trova in una situazione in cui spesso conosce cani nuovi e sempre è con dei cani che conosce molto bene, fin da subito li ha conosciuti, che sono i miei due cani. Però conosce sempre cani nuovi e non ha mai avuto problemi con i cani. Bene. Va sempre d'accordo con tutti quelli che incontra. Mm-hmm. Tu la vedresti in una famiglia da figlia unica? La vedrei in una famiglia come figlia unica, quindi come unico cane con un buon proprietario, oppure con un cane equilibrato, cane o più cani equilibrati, che sappiano quindi alleviare quelle che possono essere le sue paure iniziali, o comunque quella che può essere la sua ansia nel rimanere completamente da sola a casa. Dove ti nascondi, Pulce? Quindi diciamo che un proprietario ha la prima esperienza. Senza altri cani, vabbè, senza altri cani è chiaro, se la prima esperienza non ne ha. No, la prima esperienza non è indicato, sicuramente una persona che sa come fare una buona passeggiata con un cane, come essere una figura di riferimento, ecco, per lei. Perché alle volte quando siete per strada, se arriva qualcuno alle spalle, mi dicevi, non sì, le piace. La passeggiata ormai conosce gli ambienti della città in cui viviamo, delle zone limitrofe a casa,
anche nelle zone in cui passeggiando in campagna la porto spesso. E quelle sono zone che lei ha preso di riferimento, le conosce bene ed è a suo agio. Quando però arriva anche nelle zone che conosce, quindi nelle zone limitrofe a casa, arriva qualcuno alle nostre spalle, lei tende a girarsi spesso e a cercare di evitare l'incontro con questa persona. Però basta farci superare, metterci un po' al lato, farci superare e lei torna... Cioè lei quando sei tu da sola con lei ti vede ferma, impassibile e vede, capisce che non c'è niente da temere. Mi defilo, cerco di stare tranquilla, di passarle quella sicurezza che ho, mi metto lateralmente, mi defilo un attimo insieme a lei, che comunque è la prima che va, che cerca uno spazio in cui andarsi a rannicchiare per evitare questa persona magari che ci sta raggiungendo e poi tranquillamente riprende la sua camminata. Invece quando sei con gli altri cani fa quello che fanno loro, no? E sta molto più, anche se passa qualcuno. Cerca sempre il cane che ha magari un carattere più forte, quindi cerca di seguire il suo punto di riferimento sia nelle persone che nel cane. Ha bisogno di una spalla praticamente. Sì, sì. Ok, e per ecco, famiglie che vivono solo in appartamento bisogna garantirle le corse all'aperto, certo, il giretto dell'isolato solo non basta per Pulce, per tutti i cani infatti. Ha imparato a fare il cane 3 volte al giorno, Cucù. Non fa più pipì in casa, cioè, abbiamo messo un po' di tempo però non fa più pipì in casa, ma non è una cosa che ci possiamo aspettare. Fin da subito sicuramente all'inizio ci vorrà un attimino di tempo. Eh sì, perché quando avrà paura del fuori, del nuovo fuori, quando può darsi pure che dice che dica vabbè adesso la faccio qua che è sicuro che non mi succede niente, però poi il tempo di imparare che anche l'esterno della nuova casa dove andrà è sicuro e sicuramente in poco tempo si abituerà. Pulce, una carezzina non te la fai fare da me? Eccoti. Come dobbiamo fare? Va bene, quando partirà poi sarà Federica ad accompagnarla in staffetta. Certo. Sì, non vi preoccupate. Poverina, che peccato. Ama molto le coccole, viene sempre a cercarle, cerca comunque sempre la conferma e la presenza del proprietario. È molto, si lega molto alla persona con cui sì, con cui sì. Ma sì, ma sicuramente si abitua perché... Li troviamo sempre con cani come loro e io li ho tenuti in stallo, poi li ho dati in adozione anche dopo diversi mesi, non ci sono problemi, anzi mi stupiscono perché con me facevano il progresso fino a un certo punto, poi quando sentivo gli adottanti mi raccontavano delle cose strabilianti ero felicissima, quasi gelosa, che dire, caspita, dire con che me che non lo faceva. Non mi aspettavo di avere tutti questi progressi, soprattutto perché all'inizio era un'impresa sia fare la passeggiata che pensare di poterle far fare i bisogni sempre giù, sempre giù in una passeggiata. Invece adesso ci è voluto un po' di tempo, ci siamo dovute incastrare bene, ma adesso va bene. Abbiamo risolto tutte le problematiche. Sì, sì. Così sono la tipologia di cane che è Pulce, è così. Può legarsi solo agli umani quelli che... con cui vive tutti i giorni, ecco. Se voi pensate che questa cagnolina quando andate in giro si farà mettere le mani addosso da tutti, no, mai, ecco, questa è la situazione, noi lo diciamo con estrema sincerità. Infatti anche se ti ha già vista... Sì, beh, quelle poche volte che mi ha visto, sì, anche perché io poi l'ho portata pure a sterilizzare, non è che è un bel ricordo di me, perché l'ho messa in macchina, siamo andati in canile dove arrivando sentiva tutto l'abbaiare dei cani, poi il ricordo che li partorì in canile, in quel posto, no? Di traumi ne ha legati al canile. Va bene, Pulce, dai, ti lascio stare, sei stata bravissima, proprio una fotomodella in questo video. Un'altra bella corsetta. Sì. Così. Ora, per finire, sì, la liberiamo, vi faccio vedere come brava, libera Pulce, eccola qui, guardate il guinzaglio per terra, eccola. Ci sono i suoi amici lì che hanno aspettato. Bravissima Pulce. Ciao piccolina, speriamo bene. Vatti a divertire.